Disputantum è il contenitore per il dibattito di Senza Barcode. Qui è possibile parlare e confrontarsi su temi di politica e società, economia e ambiente, storie, cronaca e ancora molto altro. Conduce Sheila Bobba. Bentornati alla web radio Senza Barcode e benvenuti in questo nuovo spazio di Disputandum che si chiama Open Campidoglio. Ovviamente non abbiamo la presunzione di raccontarvi tutto ciò che sta capitando all'interno delle mura del Campidoglio, ma ogni settimana proveremo ad avere con noi qualcuno che ci racconterà delle ultime novità o comunque delle ultime attività svolte. E oggi, 13 gennaio, in diretta abbiamo il primo ospite, Fabrizio Santori, consigliere della Lega, segretario d'aula e da tempo impegnato in quei di Roma. Fabrizio, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'opportunità, ben trovato. Grazie a te di aver colto l'invito, perché in questi giorni abbiamo molto sentito parlare delle tue attività e sicuramente hai posto l'accento sulle nomine, cioè le nomine che il sindaco sta facendo per incrementare e dare forma al suo staff. In particolare ci sono oltre 80 assunzioni, 83 o 85, non mi è ben chiaro, del quale tu hai chiesto di avere accortezza, di essere informato su come sono state svolte queste nomine, esattamente anche i curricula di queste persone. Si è tenuta una commissione trasparenza, controllo e garanzia del presidente presieduta da De Priamo, che hai appunto richiesto per fare luce. Si è parlato di queste assunzioni, allora volevamo fare il punto. Innanzitutto, perché queste assunzioni, di quale figure stiamo parlando, anche se a grandi linee, e ovviamente se le risposte che hai ricevuto ti hanno soddisfatto. Sì, grazie. È importante che i cittadini sappiano che cosa sta avvenendo all'interno del Campidoglio, quindi complimenti al grande e importante lavoro di informazione che fate costantemente. Questo serve anche a far conoscere il nostro lavoro, perché spesso insomma noi ci prodighiamo per attivarci nelle varie comunicazioni e quindi vale sia ovviamente per l'opposizione che per la maggioranza, in maniera tale da cercare di trovare le cose buone ma anche le cose che a nostro avviso non vanno e devono essere affrontate. Nel corso degli anni tutti i sindaci hanno assunto in maniera temporanea uno staff di fedelissimi per lavorare negli anni e per raggiungere gli obiettivi che i cittadini gli hanno concesso nel momento delle elezioni. Quindi noi non discutiamo su questo, discutiamo invece sul fatto che come vengono scelte le persone, i costi e quindi il numero spropositato, in questo caso da parte della Giunta Gualtieri, che poi ricalca quanto avvenuto con la Giunta Raggi. La Giunta Raggi assunse 110 persone a 6 milioni e mezzo di euro l'anno. Quindi moltiplicato per 5, immaginate la cifra importante che si spende per lo staff di fedelissimi, sia del sindaco che dei 12 assessori che compongono la giunta. Lo stesso sta facendo quindi un po' su tutto, chiaramente vediamo un Gualtieri che ricalca diversi aspetti che riguardano la giunta Raggi, anzi trovo tante volte anche molta incompetenza da parte di questa nuova amministrazione, con errori formali non indifferenti, poi non entro nel tecnico, soprattutto sul bilancio, dove approvano varianti e delibere di variazione del bilancio appena approvato, le delibere propedeutiche al bilancio che arrivano successivamente in commissione rispetto alla delibera principale della programmazione economica, ma questi sono altri aspetti. Andiamo sul punto del problema, cioè ad oggi il quartiere ha assunto 85 persone per una spesa complessiva di 4 milioni e 36 mila euro. Ieri nella audizione che abbiamo visto come Lega per sapere, per approfondire, per quindi la commissione trasparenza guidata da Andrea De Primo, che è presidente di Fratelli d'Italia, abbiamo quindi un ruolo che spetta alle opposizioni per controllare il lavoro della maggioranza e far sì che la maggioranza sia un po' incalzata dalle opposizioni per lavorare meglio, per evitare soprattutto azioni anche alcune volte fuori dalle norme. Quindi noi siamo qui per farlo e cercare di far ragionare almeno la maggioranza, andare incontro a quelle che sono le situazioni attuali dei cittadini romani, senza lavoro tanti, soprattutto una crisi importante sul sistema alberghiero,
sul sistema culturale e sul sistema turistico, ma non solo. La pandemia ha un po' sventrato la rete sociale, economica e lavorativa, anche commerciale della città. Quindi fare un'azione di questo genere così nuda e cruda, con assunzioni dirette che vanno a finire in Campidoglio, con un numero così imperioso, importante, e con stipendi alcune volte anche faraonici, a mio avviso, senza che queste persone abbiano delle competenze specifiche laddove andranno a lavorare, in particolare in assessorati che riguardano lo sviluppo economico piuttosto che la cultura, cioè non ci sono queste concomitanze, cioè concomitanza tra la competenza e il rapporto che andranno a svolgere. Questo si vede e si evince perché stiamo parlando di tutti i fedelissimi, ex presidenti del municipio, ex consiglieri, militanti della sinistra, cioè sono persone che hanno sempre frequentato il partito e che quindi stanno anche come Partito Democratico a controllare assessori tecnici della Giunta Gualtieri. Noi ricordiamo che la Giunta Gualtieri ha 12 assessori, due soli sono stati eletti nelle liste del Consiglio Comunale, quindi che vengono dal territorio, altri 10 sono stati nominati direttamente da Gualtieri, quindi ulteriori spese sono per l'amministrazione, invece potevano in qualche modo dare spazio anche a quelli che erano presenti sul territorio stesso, ma questo non è stato fatto. E quindi questi assessori tecnici vengono presidiati, a nostro avviso, dal Partito Democratico, che ha messo dei militanti, delle persone all'interno degli assessorati, e quindi assunti con contratti che sono stati fatti tramite queste delibere di giunta. Quindi queste delibere di giunta noi abbiamo raccolto, le ho messe a disposizione dei cittadini, sono state attenzionate dalla Commissione, le risposte del capo di gabinetto Gualtieri, Ruberti, in Commissione, gli dice tutto legittimo, noi stiamo attendendo quello che è visto dalla programmazione del Comune, e il capogruppo del PD dice noi non abbiamo indicato nessuno, sono state libere scelte da parte degli assessorati, però di fatto cioè questo è quello che è il quadro reale che si nota all'interno degli assessorati e dello staff del sindaco. Quindi un altro aspetto importante che è stato sollevato, che ho sollevato, è quello legato a quello che è accaduto nel passato. Gualtieri spende il doppio di Marino, quasi il triplo di Alemanno, e diciamo spenderà quasi il triplo anche di Milano. Milano spende ad oggi 2 milioni di euro per gli staff del sindaco e dell'assessore. Milano è molto più piccola di Roma, certo. Quindi sicuramente non dobbiamo fare questo tipo di paragone, però di fatto esiste questa differenza. 2 milioni di euro il comune di Milano, 6 milioni e mezzo il comune di Roma per gli staff degli assessorati e del sindaco. Quindi abbiamo chiesto tutti i curriculum che vengono consegnati e chiederemo soprattutto di analizzare alcuni aspetti legati a parentele incrociate, persone che sono state condannate, perché anche questo è giusto che venga controllato, perché tante volte si fa la morale su tanti aspetti, ma poi bisogna cercare di scegliere le persone giuste, sia in termini di competenza che in termini di, come possiamo dire, di collegamento, ma anche di etica, di stranità, qualsiasi, di etica, certamente. Il discorso dei numeri è stato molto dibattuto all'interno della commissione, anche perché Gualtieri dovrebbe arrivare almeno 110 assunzioni, un po' come i Raggi, e insomma sono numeri veramente importanti. Poter accedere al personale che magari era già stato eletto già interno sarebbe stato anche un bel segnale, no? Per riuscire a risparmiare un po' su queste spese così abnormi. Sì, il capo di gabinetto di Gualtieri ha detto in commissione che non gli risultavano questi numeri, ma sono numeri comunque che si trovano pubblicamente anche su alcuni articoli di giornale del 2013, del 2008, in cui si faceva un'analisi di quelle che erano state le assunzioni, dicendo invece che c'erano altri contratti, però la spesa è quella prevista dal bilancio, quindi. E ha detto che faceva delle valutazioni e portava poi l'attenzione successiva della Commissione, oltre ai curricula depurati dagli aspetti della privacy, anche questi dati sul passato. Però, ripeto, noi ci risulta, e invito tutti gli ascoltatori anche a andare a vedere su internet insomma le informazioni che circolano, e sono queste, cioè 3 milioni e 8 spesi da Marino, e 2 milioni e 8 spesi da Alemanno. Questi sono i dati, 6 milioni e mezzo dalla Raggi, con insomma, evidenti articoli che sono usciti anche non lontano da oggi,
E poi Gualtieri che conferma, come ha detto il capo di gabinetto, lo stesso dato, quindi non so che cosa porterà successivamente. Per quanto riguarda i curricula, invece mi stupisco che debbano essere ancora depurati dagli aspetti della privacy. Ricordiamo che la legge del 2013 sulla trasparenza di corruzione prevede che sul sito internet di ogni amministrazione, quindi vale per il Comune di Roma, ma vale per la Regione e qualsiasi altro ente pubblico, bisogna pubblicare nella sezione dell'amministrazione trasparente collaboratori e consulenti tutti questi curricula con il guadagno e quindi con quanto prendono di stipendio, e quindi renderli pubblici già previsto dalla norma. Invece loro sono ancora a una fase di depurazione dei curricula da aspetti di privacy, quindi anche il rispetto su queste normative, secondo me, che ho fatto presente in commissione, non viene minimamente accolto. Poi ci sono dei casi particolarissimi, come un soggetto che è stato assunto dal comune di Fiumicino, prendendolo da una graduatoria del comune, di un comune, un piccolo comune della Calabria, e poi ora prelevato come capo segreteria da un assessore della giunta Gualtieri. Quindi assunto a tempo indeterminato nel comune di Fiumicino, facendo questo escamotaggio che poi è stato utilizzato anche dal consiglio regionale recentemente, uno scandalo davvero imponente, tutte persone poi vicine alla politica, quindi gente che fa i concorsi, che comunque aspetta da anni di poter entrare nella pubblica amministrazione studiando, comunque sta in attesa nelle graduatorie degli idonei, insomma c'è di tutto in questo nostro mondo, eppure queste persone vengono, guarda caso, prese, prelevate da un concorso come idoneo di un piccolo comune della Calabria e assunte a tempo indeterminato al comune di Fiumicino, e ora prelevati per fare il capo segreteria di un assessore di Gualtieri. Questo è un aspetto particolare. Possiamo parlare anche di un altro aspetto, cioè davvero curioso, cui due portavoci sono due portavoci di Gualtieri, uno è la città metropolitana come sindaco metropolitano e uno alla Roma Capitale come sindaco di Roma Capitale, cioè quindi il ruolo è lo stesso, peraltro con una legge del PD, la Delrio, che ha devastato le città metropolitane, però loro sfruttano questa cosa anche per raddoppiare gli incarichi, uno peraltro assunto con un contratto C, quindi come un istruttore amministrativo perché non ha la laurea, l'altro invece con un altro contratto, però il ruolo è lo stesso, portavoce con la laurea e quindi con un stipendio più alto. Quindi stiamo parlando di questo, cioè di un raddoppio anche di incarichi in alcuni casi, che davvero fa venire i brividi, cioè, quindi io sono davvero stupito di questo atteggiamento, no? Si parla tanto di razionalizzazione, di diminuzione delle spese, e poi questo è quello che succede all'interno dell'amministrazione comunale, che noi continueremo a denunciare perché non possiamo accettare che avvenga questo, perché la vergogna è di tutti, poi, no? Della politica, poi si lamenta della gente, si allontana dalla politica. Beh, voi fate il vostro mestiere di opposizione, giustamente. Parlando ancora di numeri, 5.063 sono i casi di ieri a Roma di contagi da Covid-19. Ora, l'amministratore della città non è tenuto a gestire la campagna vaccinale, lo sappiamo bene, sono altre le competenze. Però, Santori, hai posto l'accento su una disomogeneità dei protocolli anti-Covid all'interno del Campidoglio. Quindi ora mi viene da chiedere innanzitutto cosa rischiano i dipendenti, perché se non c'è un corretto protocollo c'è anche un rischio. Poi sto pensando al fatto che Gualtieri ha tenuto per sé le nomine al personale, quelli che erano di De Santis della scorsa legislatura, e tu in questa nota stampa suggerisci al sindaco di, diciamo, lasciare queste nomine a qualcun altro che ne possa le possa, insomma, far fruttare, o meglio, possa occuparsi al meglio di questo aspetto. Come stanno andando le cose? Cos'è questa disomogeneità? Sì, intanto tutta la polemica su questa vicenda, che poi non è una polemica, ma sono questioni concrete che non possono essere sottovalutate dall'amministrazione comunale, nasce da una dichiarazione fatta da un assessore di Gualtieri, Catarci, che dice che nell'amministrazione comunale la questione Covid è trattata in maniera artigianale, quindi è un assessore stesso che lo dice, poi la sera ha ritrattato perché comunque in posizione siamo intervenuti e abbiamo detto che l'assessore, un assessore di Gualtieri, se la prende
con la gestione del Covid all'interno dell'amministrazione comunale, se la deve prendere con Gualtieri stesso, perché Gualtieri ha la delega sul personale, cioè si è tenuto una delega così pesante e la deve saper gestire, perché altrimenti la lasciasse, come ho detto più volte, è inutile che si mette a fare di più, perché Gualtieri si è tenuta la delega sul clima, sulla PNRR, sulle partecipate, sul personale, sulla polizia locale, sulla sicurezza, cioè questo è Gualtieri che ha voluto tenere a sé, evidentemente non si fidava di nessuno. Però questo assessore Catarci ha attaccato, probabilmente involontariamente, perché neanche sapeva di questa cosa, probabilmente, il sindaco Gualtieri. Ora, io mi chiedo, no, se si fa un attacco di questo genere, intanto bisogna prendere dei provvedimenti. Noi abbiamo detto quello che si raccontano i dipendenti, che poi vediamo tutti i giorni, perché anche noi abbiamo degli uffici all'interno dell'amministrazione. Sui piani non ci sono i dispenser, non vengono consegnate le mascherine, i dipendenti arrivano in ufficio, trovano i cartelli che è in fase di sanificazione qualcosa perché c'è stato un caso Covid e non sono stati avvisati preventivamente, devono attendere fuori dalle stanze perché la sanificazione dura qualche ora e quindi non essendo stati avvisati praticamente vengono collocati in altre stanze anche senza il rispetto dell'assembramento. Insomma, c'è di tutto e di più che avviene in tutti gli uffici comunali di Roma Capitale e questo ci viene denunciato più volte. Non ci sono quindi protocolli di controllo, protocolli che poi tutelano soprattutto i dipendenti e quindi automaticamente le loro famiglie e soprattutto i più anziani. Cioè non siamo quelli che si devono scandalizzare di fronte a questa situazione, perché purtroppo la situazione è grave, però bisogna anche saperci convivere con il virus in questo momento, farlo con la massima attenzione e con la massima protezione. Però ripeto, se non c'è questa protezione, allora facciamo bene insomma a aumentare magari i giorni di smart working per i dipendenti stessi, perché se no rischiano tutti i giorni, se non c'è un controllo, non ci sono protocolli sicuri, di farlo poi in giro per le loro situazioni. Certamente. E hai parlato di polizia locale e sicurezza, e quindi io non posso, visto che da sempre ce ne siamo occupati, citare noi stessi. Ieri siamo usciti con un racconto di una situazione aberrante del gruppo della polizia locale, il 13° Aurelio, che non solo stanno in una struttura che ha decisamente necessità di essere rivista, la muffa sui muri non è il primo e l'ultimo dei problemi, ma da novembre devono stare senza riscaldamento, cioè non hanno il riscaldamento, e gli agenti che fanno servizio interno si ritrovano a lavorare con temperature glaciali, soprattutto in questo periodo che la morsa del freddo insomma stringe parecchio. Le deleghe le ha il sindaco, va bene, il 6 di dicembre è stata inviata una lettera al sindaco e per conoscenza a tutti gli attori coinvolti. Il 20 dicembre la Triplice, quindi tutti i sindacati uniti, hanno fatto un'assemblea, la situazione non è cambiata e anzi probabilmente sta appunto peggiorando viste le temperature. Come risolvere questa situazione? Cioè, non solo non diamo le mascherine al personale del Campidoglio, ma addirittura lasciamo la polizia interna della città al freddo. Come si può risolvere? Il tema non è nuovo, purtroppo, non solo nelle sedi delle polizie locali, la polizia locale, quindi nelle 15-16 municipali, ma anche purtroppo nelle case popolari, nelle scuole. Il Dipartimento Lavori Pubblici è competente sulle tematiche del riscaldamento. Io ho fatto già circa un mese fa un accesso agli atti al Dipartimento chiedendo tutti i contratti di rifornimento dell'energia e quindi del gas, delle situazioni delle caldaie. Quindi ho fatto una richiesta complessiva sia in termini di accesso agli atti sia come convocazione di una commissione specifica, perché vorrei controllare che cosa avviene, perché ci sono contratti che vengono fatti dall'amministrazione con una sorta di global service che viene dato da queste società che, pagate profumatamente dall'amministrazione comunale, dovrebbero rendere dei servizi. Ora, bisogna capire intanto se c'è una rottura a una caldaia e quindi capire anche se l'amministrazione ha riattivato il contratto di manutenzione di queste situazioni. Se invece non c'è un rifornimento perché c'è stato un guasto, piuttosto che responsabilità di queste società che sono
state contrattualizzate dall'amministrazione. Quindi sto cercando di capire nel dettaglio, denunceremo la questione sia dal punto di vista mediatico, ma so che l'avete già fatto voi e quindi la questione sta già andando sui tavoli che contano. Però come opposizione noi ci mettiamo a disposizione in questo percorso per capire come efficientare questo sistema di riscaldamento generale che avviene su altri immobili dell'amministrazione comunale e che genera tantissimi problemi, ripeto, soprattutto negli asili nido, dove tanti bambini sono costretti e poi si ammalano con le bronchiti, rimangono a casa perché i riscaldamenti non funzionano, e queste situazioni generano problematica ai lavoratori che devono lavorare con meno 2 gradi, come è avvenuto al 13° Aurelio. Certo. Ma non solo, nelle case popolari tanti anziani e disabili soffrono questa situazione. Cioè è inaccettabile che nel 2022 l'amministrazione comunale ancora, dopo anni, perché se noi andiamo sulle cronache locali vediamo tutti gli anni i riscaldamenti non funzionano da una parte, dall'altra, cioè per quale motivo non c'è un controllo interno centralizzato con una sala di controllo che abbia un sistema generalizzato, così come avviene per l'illuminazione pubblica. Cioè l'illuminazione pubblica viene controllata dalla CEA teoricamente, però questo esiste, però tante volte non funziona, comunque centralizzata sull'illuminazione pubblica sul territorio nazionale. Facciamo lo stesso con i riscaldamenti, quindi abbiamo l'ALERT quando non funzionano, si interviene nei tempi giusti, nelle modalità giuste e facciamo un controllo generale di come queste società, che sono tante, vengono pagate dall'amministrazione, quindi da tutti i cittadini romani, ma non rendono il servizio. Assolutamente, è indispensabile che sia fatto il prima possibile, appunto giustamente ricordavi anche le scuole, le case popolari, gli uffici amministrativi, non è proprio umano e possibile da concepire un discorso di questo genere. Abbiamo ancora pochi minuti, però una provocazione la voglio fare. Sono solo 84 giorni di amministrazione Gualtieri, non si dovrebbero fare bilanci prima di 100 giorni, ma diciamo le fondamenta che sono state poste in queste 12 settimane, secondo Fabrizio Santori, sono abbastanza forti per reggere questa macchina amministrativa addirittura per 5 anni? Non lo so, questo, ripeto, non ho una palla di vetro per prevedere il futuro sicuramente, e quindi cerco di attenermi a quello che è accaduto in queste settimane sulla giunta Gualtieri. Intanto bisogna dire che loro sono 6 gruppi che sostengono la maggioranza, quindi spesso ci sono anche delle frizioni tra di loro, quindi non è solo un monogruppo quello del Partito Democratico, ma a questo si affiancano altri 5 gruppi che sostengono Gualtieri in Consiglio Comunale, quindi con visioni diverse, lo abbiamo già notato nella riunione di capigruppo, quindi c'è diciamo frizione che all'inizio neanche dovrebbe esserci, visto che si è in una luna di miele considerata la vittoria elettorale. Bisogna dire poi inoltre che Gualtieri ha vinto con il voto del 20% dei romani, vista la grande astensione, e quindi al primo turno, questo è il dato, pochissimi romani, 400.000 su 2,5 milioni, hanno votato per Gualtieri. Certo. Quindi è un dato molto basso, ecco perché si cerca sempre anche, no, la collaborazione delle opposizioni, e noi ci siamo, diciamo, in un percorso di collaborazione laddove le cose siano fatte per bene. Non mi sembra che ci sia neanche questo, perché ho già detto che notiamo molta incompetenza, situazioni particolari, errori che vengono svolti sia in Consiglio Comunale che nella trasmissione delle delibere, poca trasparenza e informazione, insomma c'è un po' tutto questo. Io non so se reggeranno 5 anni o meno, sta di fatto che ad oggi il voto da parte del sottoscritto è assolutamente al di sotto della sufficienza. E inoltre, se noi andiamo a vedere, l'unica cosa che aveva promesso era quella della pulizia straordinaria della città, quindi sui rifiuti siamo ancora all'anno zero, cioè all'anno raggi, con rifiuti per strada, situazioni pessime che troviamo ovunque, nessun tipo di intervento che è stato effettuato, nonostante abbia annunciato un investimento su questa roba di 40 milioni di euro. Anche su questo andremo a vedere come sono stati spesi questi soldi, perché ripeto, oggettivamente non ne vediamo i risultati. Allora, grazie Fabrizio Santori, sicuramente ti chiederemo di essere ancora nostro ospite in questa trasmissione a raccontarci di quello che avviene in Campidoglio, e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, a presto. È stato un piacere.
A presto. Disputantum è il contenitore per il dibattito di Senza Barcode. Qui è possibile parlare e confrontarsi su temi di politica e società, economia e ambiente, storie, cronaca e ancora molto altro. Conduce Sheila Bobba.